Siamo arrivati a Garbatera, nell'ottavo municipio di Roma, è proprio da qui che parte la nostra puntata di Vox Populi Roma, il programma dedicato ai quartieri della capitale. Alle mie spalle il ponte Settimia Spizzichino, una struttura reticolare che richiama il vicino gasometro, sospesa sui binari della linea B della metropolitana e della ferrovia Roma-Ostia Lido, il ponte collega i due quartieri Ostiense e Garbatella. Questo che vedete è il primo green smart wall della capitale, proprio adiacente alla metro Garbatella, installato su un muro di 50 metri quadrati e nato dalla collaborazione tra Millennium Award e Urban 2030 insieme a Graffiti for Smart City. Il primo mosaico in bioresina realizzato con biopiastrelle è dotato di tecnologia Internet of Things, si chiama The Endless Growth, dell'artista romano Giordi Alessandro Bello Tabi, un'opera che denuncia il conflitto che vive il nostro pianeta tra bisogni umani e bisogni della natura. L'opera è un punto di informazione smart, è possibile avere accesso al wifi gratuitamente e accedere anche a contenuti digitali, servizi sempre in costante aggiornamento a disposizione della cittadinanza. A pochi metri dalla metro Garbatella arriviamo a via Benzoni. Maurizio Santoni di Legambiente Garbatella, raccontaci che tipo di progetto è nato qui, un progetto che ha coinvolto cittadini, residenti, anche proprietari di esercizi commerciali. Sì, esatto. Un anno e mezzo fa abbiamo raccolto 280 firme fra cittadini, commercianti e via dicendo. E dopo un anno e mezzo sono venuti a installare questi 50 alberi, sono 50 in totale. Sono due tipi di alberi, sono sempre verdi da un lato e sono vicino ai palazzi e Jacaranda, l'albero della fortuna, su questo lato che non ci sono palazzi diventeranno, sono con i fiori questi. Cioè praticamente il problema dei problemi però, anche se la gara d'appalto prevede che chi installa gli alberi per due anni dovrebbero annaffiarli, per adesso sono venuti una volta da due mesi che hanno messi a annaffiare. Pertanto il problema di sopravvivenza è i mesi estivi, la siccità, quando fa caldo. Siamo riusciti ad adottare tutti e 50 gli alberi, grazie ai cittadini, soprattutto alle famiglie, ai residenti, anche i commercianti hanno aderito tutti, molto, molto bella questa cosa. Senso di comunità, di coinvolgimento, tra l'altro questi alberi sono nati perché erano stati abbattuti degli altri alberi ammalati, giusto? Sì, ma c'erano proprio dei tronconi di alberi, non c'erano più l'albero. Era praticamente sparita l'alberatura, che l'alberatura sappiamo, no? Io sono di Legambiente, non solo dà l'ossigeno, salva dal clima, ma rende l'ombra d'estate. È bellissima la via, è molto più affascinante vedere una via alberata che una arida senza alberi. Siamo arrivati anche agli orti urbani nel parco Garbatella, ecco. E questo progetto come è nato, da quando c'è qui? Gli orti urbani sono circa 12 anni che ci sono. Sono stati messi, quando sono stati installati, con la finalità di fare speculare su quell'area, perché anche la Regione Lazio vuole fare un parcheggio per i lavoratori della Regione Lazio, vuole fare il Circo del Soleil, vuole fare il circo. C'erano tanti progetti di utilizzare quell'area. Noi come Lega Ambiente abbiamo deciso che mettendo gli orti urbani c'era una presenza dei cittadini, perché ci sono 35 orti urbani, sono parecchi, ogni orto ha 35 metri quadrati e praticamente ogni gestore che ha l'uso dell'orto per 4 anni, dopo 4 anni lo deve cedere, perché c'è una lista d'attesa di tantissimi cittadini. Diciamo che lo scopo primario degli orti urbani è stato questo, non fare la speculazione. Noi come Legambiente Garbatella sono 30 anni che piantiamo gli alberi al parco, abbiamo piantato attualmente più di 1000 alberi. Negli ultimi bosco intensivo abbiamo messo 500, anche grazie ai finanziamenti che abbiamo ottenuto. Siamo una comunità di cittadini che sta insieme, gioca, lavora, fatica. Il parco sono 4 ettari e mezzo di terreno che il comune ci ha dato. Noi gratuitamente lo dobbiamo pulire, gestire, riparare quando si rompe le panchine. Addirittura paghiamo l'assicurazione in caso che qualcuno si fa male. Però chiaramente ecco, abbiamo raggiunto questo obiettivo, la socialità. Siamo 170 soci attualmente, siamo diventati molto grazie anche al parco e praticamente siamo un gruppo di persone che vivono bene insieme. Noi facciamo gli orti didattici, insegniamo alle scuole elementari ai bambini a curare l'orto.
ci sono talmente, c'è il giardino zen, c'è il bosco intensivo, ci sono 500 alberi piantati secondo una filosofia giapponese, grazie all'ambiente, grazie alla socialità, ad unirvi. È una cosa bellissima, la cosa più bella che abbiamo realizzato, sicuramente. Il sorriso di Alfedrino Rampi arriva a Garbatella, un murale di 70 metri quadrati dedicati al bimbo che morì a soli 6 anni cadendo in un pozzo a Vermicino, una piccola località laziale dove il bimbo stava trascorrendo le vacanze estive con i suoi genitori. Fu la prima volta, il 10 giugno del 1981, che per 48 ore tutta Italia seguì in diretta, con la trasmissione in diretta streaming per ben 18 ore consecutive della RAI, il tentativo di salvataggio del piccolo Alfredino. Alberto Sordi nei panni del Marchese del Grillo, è proprio questo il regalo che la S Roma ha voluto fare per ricordare l'iconico attore a 101 anni della sua nascita, con un murale proprio su una facciata di una palazzina in via Persico. A firmare l'opera è stato lo street artist Luca Maleonte, che ha lavorato con il patrocinio della Regione Lazio e la collaborazione di Ater. Il riferimento è al famosissimo film del 1981 diretto da Mario Monicelli, che ha reso Sordi un'icona internazionale. E proseguiamo il giro della Garbatella passando per via delle Sette Chiese, una via che collega la via Ostiense con via Appia Antica, interseca via Cristoforo Colombo e la via Ardiatina e collega pertanto i quartieri di Ostiense, Garbatella e il quartiere Ardiatino. La strada fa parte di un pellegrinaggio a piedi già in precedenza praticato dai fedeli, formalizzato poi da San Filippo Neri, ed è noto come il famoso Giro delle Sette Chiese, una manifestazione di devozione cristiana che vede il pellegrinaggio dei fedeli verso le sette basiliche più antiche e importanti di Roma. Attualmente il giro si svolge di notte due volte all'anno, a settembre e a maggio, poco prima della festa di San Filippo Neri. La volontà istituzionale e la sinergia tra le realtà territoriali ha consentito di istituire la prima comunità energetica rinnovabile completamente pubblica di Roma Capitale proprio nel quartiere Garbatella. Tutto è partito dall'installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della scuola media Moscati. La prima comunità energetica completamente pubblica della nostra città, che vedrà coinvolti due grandi attori, il Municipio Roma 8 e l'Università degli Studi di Roma 3. Qui per conoscere la realtà di Vegustibus con Marco e Matilde. Grazie per averci accolto qui. Praticamente è un negozio totalmente vegan, però è un alimentari, quindi specialità alimentari in chiave vegan. Quindi quello che era una volta un negozio alimentari dove tu potevi trovare la specialità del momento o far assaggiare, io faccio sempre la battuta come il film Assaggia che so greche, da noi puoi assaggiare, al di là della scelta alimentare che hai fatto, i vari affettati che poi vedrai, che sono quelli gusto mortadella, gusto crudo, gusto salame, gusto cotto, oppure dei suggerimenti con dei piatti, perché la domanda media è come si cucina questo, come si prepara quest'altro. E insieme a Matilde abbiamo creato questa realtà che sta in evoluzione, perché poi è una realtà che cresce con noi in base alle esigenze che abbiamo avuto all'inizio, poi si evolve nel tempo. Garbatella ha risposto bene, il mondo vegan, diciamo, si sposta il vegano, quindi abbiamo clienti da ogni dove, da fuori Roma, da altri luoghi proprio, anche stranieri, quindi ormai col web si arriva ovunque. E la risposta è positiva, come ha detto giustamente Marco, siamo in continua evoluzione, anche per noi alcuni prodotti sono nuovi, quindi assaggiamo ogni giorno nuovi prodotti poi da proporre ai clienti di Garbatella e non.
qual è il prodotto che vi richiedono di più o quello per cui magari quando scoprono, oddio, ma anche questo può essere, è vegano, insomma, non ci credo. Ma diciamo che la mortadella è... Sì, qui facciamo pizza con mortadella dalla mattina fino alla sera, quindi quello è il nostro punto forte. È un must romano, la pizza con la mortadella, ma la pizza mortadella vegana. Da stranieri. Abbiamo chiamato pizza Vegustibus, che è mortadella vegana e un formaggio vegetale affumicato. Quindi quello che vediamo, che dà l'effetto di grasso, è il tofu. Il tofu. Che siccome il tofu, come ben sai, ha un gusto che assorbe quello che metti le spezie, però hanno giocato molto, hanno messo sia la finocchiella che il pistacchio, come vedi. Di conseguenza questo, grazie al tofu, ha anche un 21 grammi di proteine, quindi mangia anche proteico, senza grassi animali. L'obiettivo è che sia un buon pasto da portare a tavola. Ovviamente se è vegan, se non ha ucciso nessuno, come dico sempre io, se non mangi qualcuno e mangi qualcosa, noi siamo più felici. Però la base della vita è quando stai a tavola e che sia un buon prodotto, un piatto buono, piacevole per tutti. Fortunatamente da qualche anno a sta parte sono uscite molte realtà, molti prodotti anche facili da utilizzare, da poter portare poi un piatto che dia il sorriso alle persone che stanno a tavola. Nel mondo, diciamo, onnivoro o non vegan, ci sono prodotti che costano di più e prodotti che costano di meno, quindi mangiare vegan, se vai su un piatto già pronto, è normale che il costo sale, ma poi alla fine il vegan, oltre quello che si può vedere, è frutta, verdura, e quindi di conseguenza si abbassano comunque i costi. Mangiare vegan per me fa risparmiare alla persona, all'ambiente e soprattutto agli animali. Dal Parco Garbatella, la puntata di Vox Populi Roma, il programma dedicato ai quartieri della capitale. Aggiungiamo un altro tassello, quello del quartiere della Garbatella, che ci hanno raccontato i cittadini, le associazioni e le realtà qui all'interno dell'ottavo municipio di Roma.